Benvenuti, siamo con Davide Ferella, candidato al Consiglio Comunale nella lista del Movimento per le Autonomie. Ferella, lei è uno dei più giovani della lista dell'MPA, una lista molto ambiziosa che ha raccolto diversi consiglieri comunali uscenti, anche di altri partiti. C'è spazio per i giovani nella politica di Giorgio De Matteis? Senza dubbio sì, io sono uno dei più giovani della lista dell'MPA Abruzzo, ma ritengo di avere una discreta esperienza quantomeno amministrativa, perché mi sono appassionato alla politica già da molti anni e da molti anni ho il piacere e l'onore di stare accanto a Giorgio De Matteis. Quindi la gioventù sì, però comunque con una discreta conoscenza dei problemi e una ricerca di soluzioni e una progettualità ben precisa. Secondo lei l'amministrazione uscente quanto ha fatto per i giovani e quanto ci sarà da fare? A mio avviso, l'amministrazione uscente ha fatto ben poco, per i giovani. Sinceramente non mi viene in mente nulla che posso citare ad esempio, se non forse il fatto che è stato rifatto il sito del Comune dell'Aquila, quindi un approccio alla comunicazione online un po' migliorata, ma non ritengo che possa essere sufficiente per dare un voto positivo a questa amministrazione in merito ai progetti per i giovani. Dire come base di partenza per la nostra coalizione il fatto che Giorgio De Matteis è stato il proponente di un progetto di legge, ora diventata legge regionale, che stanzia 9 milioni di euro a favore dei progetti per i giovani e per gli anziani. In particolare questa legge prevede per le associazioni culturali, in particolare che operano nel campo delle attività giovanili, questi finanziamenti in modo da poter avere degli strumenti concreti per loro e per permettere un'attività e un associazionismo ben preciso. In queste ultime ore, se mai ce ne fosse stato bisogno, c'è stato ancora un acuirsi delle tensioni con il Popolo delle Libertà e con il segretario provinciale Magliocco. E però il Popolo delle Libertà potrebbe essere un vostro possibile alleato nel caso in cui Giorgio De Matteis andasse al ballottaggio. Nel caso in cui Giorgio De Matteis dovesse andare al ballottaggio, cosa in cui crediamo fermamente, io credo che dobbiamo mirare più che agli accordi di partito, perché comunque De Matteis ha già dichiarato che non ci saranno apparentamenenti, ma che puntiamo all'elettorato, a questa cittadinanza, perché questa cittadinanza ha già capito qual è il progetto, qual è l'idea di collegamento dell'Aquila Città Unita e dell'Aquila Città Aperta, cioè quello di e convergere vari aspetti e varie realtà di questa città, tutte verso un unico obiettivo, che è quello appunto che sta portando avanti Giorgio De Matteis. Quindi al di là delle appartenenze partitiche e degli schieramenti, noi crediamo fermamente in questo progetto, crediamo fermamente in Giorgio De Matteis che possa unire tutta la città, anche dopo il ballottaggio, a partire dalla destra fino all'estrema sinistra. Nella vostra coalizione c'è una lista singolare, nel senso che non se ne rintraccia nella storia altre simili, che è quella dei Castelli per l'Aquila, che prende candidati anche e soprattutto al di fuori della città, quindi teoricamente non dotati di un grosso consenso. Era un segnale che voleva lanciare Giorgio De Matteis nel segno della città-territorio, quel concetto che si è un po' perso negli anni? Allora, innanzitutto il presupposto di base di questa lista civica è quello il fatto che la città dell'Aquila sia stata costituita proprio storicamente, intorno al 1400, dalle frazioni e dalle realtà che già esistevano attorno. Quindi l'Aquila come città che raccoglie le istanze di tutto il territorio. Si è parlato negli anni moltissime volte di questa città-territorio. Ma non si è ancora arrivati a concretizzare nulla che possa essere un simbolo di questa frase che spesso rimane vuota. È appunto il nostro obiettivo quello di creare una sinergia di tutto questo territorio ampio che investe anche i comuni
limitrofi all'Aquila, fino ad individuare tutta una fascia intermedia da Roma che possa arrivare fino all'Adriatico, in modo che possa veramente collegarsi la città dell'Aquila sia a livello infrastrutturale che a livello progettuale al corridoio, il famoso corridoio Tirreno-Adriatico. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.